Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 19 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, nelle prossime ore non esagerate con i toni polemici. I rapporti nati per gioco saranno messi alla prova, ma siete voi a decidere come devono andare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, l'autunno si sta avvicinando. È meglio occuparsi subito delle questioni legali che potrebbero turbare voi e chi vi sta vicino. Non esagerate con i toni polemici. I rapporti nati per gioco saranno messi alla prova, ma siete voi a decidere come devono andare le cose. Per quanto riguarda il lavoro, l'autunno si sta avvicinando, e sarà meglio occuparsi il prima possibile delle questioni legali. Luminosa la vita sentimentale per le nate alla fine del segno. Chi è solo potrà catturare un partner con cui iniziare una storia coinvolgente. State facendo un buon lavoro, perché nasconderlo? Rendere invidiose le persone non è reato. In questo periodo siete pieni di energia e potreste riversarla su tutto quello che state facendo in questo periodo, a cominciare dal lavoro, ma senza dimenticare la vita privata. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 8. Toro. Cari Toro, dovete ritrovare lo slancio e il desiderio di amare. Venere favorevole, provateci. I nuovi amori hanno il sapore dell'amicizia e della comprensione reciproca. Capitolo lavoro. Le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un'idea. Dovete ritrovare lo slancio e il desiderio di amare con Venere favorevole. I nuovi amori hanno il sapore dell'amicizia e della comprensione reciproca. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle favoriscono coloro che vogliono portare avanti un'idea. Potete conservare i vostri soldi e la vostra amicizia allo stesso tempo. Fate shopping, ma comprate solo cose per voi stessi, siate egoisti insomma, senza poi pentirvene. Occasioni eccellenti in campo sentimentale. Preparatevi per una serata frenetica, e, se nessuno vi invita, invitate voi qualcuno a uscire. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 10, finanze, 6, benessere, 10. Gemelli. Cari Gemelli, avete molti pianeti favorevoli in queste ore di metà agosto. Non fatevi trascinare in qualche situazione con una persona che ha già troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo dovete pensare a quello che dovete fare in vista di settembre. Avete molti pianeti favorevoli. Non fatevi trascinare in qualche situazione con una persona che ha già troppi problemi. Per quanto riguarda il lavoro, in questo periodo dovete pensare a quello che dovete fare in vista di settembre. La quotidianità inizia a starvi stretta, quindi è giunto il momento di pensare seriamente a qualche novità. La diffidenza può essere utile fino ad un certo punto, poi diventa diseducazione da parte vostra, nei confronti di chi cerca di fare al meglio il proprio lavoro. Cercate di risolvere eventuali contrasti con la vostra solita verve. Una pausa da ciò che vi angoscia, per lasciare libero il corpo di respirare senza pensieri vi farebbe bene. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 6. Benessere, 5. Cancro. Cari Cancro, non dovete mettere da parte i vostri desideri sentimentali e non. La giornata più malinconica di questa settimana sarà quella di oggi. I rapporti più conflittuali saranno con i nati sotto i segni dell'Ariete e del Capricorno. Per quanto riguarda il lavoro, trattative e novità sono all'ordine del giorno. Non dovete mettere da parte i vostri desideri. Le giornate più malinconiche di questa settimana saranno quelle di oggi e domani. I rapporti più conflittuali saranno con Ariete e Capricorno. Ci sono delle cose che vi preoccupano e che non riuscite a togliervi dalla mente, perché, secondo la vostra filosofia, tutto dovrebbe sempre andare per il verso giusto. Le vostre occhiaie cominciano a farvi sembrare un panda, è il momento che pensiate a prendervi veramente cura della vostra salute. Mostratevi comprensiva e disponibili in amore per evitare battibecchi e incomprensioni. Forse qualcuno è geloso di voi, dei vostri successi e del vostro comportamento nei confronti della vita. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 8,
Finanze, 8. Benessere, 10. Leone. Cari Leone, Venere inizia un transito importante. I nuovi amori e i nuovi incontri vanno seguiti con cura. Capitolo lavoro, se avete un'attività indipendente già ci sono state buone vittorie e altre arriveranno. Venere inizia un transito importante. I nuovi amori e i nuovi incontri vanno seguiti con cura. Per quanto riguarda il lavoro, se avete un'attività indipendente già ci sono state buone vittorie e altre arriveranno. Sarete irresistibili in amore grazie a un felice cocktail di grinta e seduttività. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. Qualcuno ha necessità di parlarvi, state lavorando troppo per parlarci? Provate a fare un bel discorso con questa persona e non sarà tempo perso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 8. Benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, periodo favorevole per voi, molto lontano da quello incomprensibile e faticoso vissuto all'inizio dell'anno. Vi attende una giornata davvero interessante e proficua. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente. Periodo favorevole, molto lontano da quello faticoso vissuto all'inizio dell'anno. Vi attende una giornata davvero interessante e proficua. Per quanto riguarda il lavoro, le società che sono nate negli ultimi tempi vanno curate maggiormente. Avete una mentalità aperta, sfruttatela per rendere più facili le situazioni degli altri. Se è diventato complicato in questi ultimi tempi occuparsi delle proprie finanze, oggi sarete proprio fortunati, poiché troverete ciò che fa al caso vostro. Anche voi volete riprovare qual brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sa dare. Il vostro fascino sarà irresistibile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 10. Benessere, 10. Bilancia. Cari Bilancia, Venere vi aiuta a vivere con più semplicità l'amore in questo periodo. Gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate potreste vivere un colpo di fulmine. Per quanto riguarda il lavoro, gli impegni sono molti così come le soddisfazioni. Venere vi aiuta a vivere con più semplicità l'amore. Gli incontri che nascono in questo periodo lasciano il segno e nelle prossime giornate potreste vivere un colpo di fulmine. In ambito professionale potreste togliervi grandi soddisfazioni. Non vi aspettate mai nulla e fate bene in questo caso, visto l'andamento del periodo. Cercate di essere più gelosi del vostro denaro. Evitate la gelosia, che vi porterebbe a esasperare il partner coi vostri timori, il rapporto di coppia potrebbe risentirne. Non siate gelose o possessive in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, c'è una grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamorarvi di una persona conosciuta da poco. È normale che se avete vissuto una separazione da poco non riuscite ad avere fiducia negli altri. C'è una grande voglia di vivere i sentimenti e se siete molto giovani potrete innamorarvi di una persona conosciuta da poco. È normale che se avete vissuto una separazione da poco non riuscite ad avere fiducia negli altri. La pigrizia a volte si impossessa di voi e non vi lascia fino a quando non arriva uno scossone a ridestarvi. Prudenza nelle spese per le nate alla fine del segno. Fino a quando non saprete con certezza chi merita la vostra collera, cercate di nasconderla meglio. Se ci pensate, anche voi qualche volta costringete gli altri ad assecondarvi, quindi non fate troppe storie se oggi toccherà a voi cedere. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 5. Sagittario. Cari Sagittario, Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel vostro spazio zodiacale, gli incontri saranno favoriti. Coraggio. Se c'è qualcosa da discutere,
È meglio farlo nella giornata di sabato, non ora. Per quanto riguarda il lavoro, negli ultimi tempi ci sono stati problemi e difficoltà. Venere torna attiva e con il passaggio della Luna nel vostro spazio zodiacale, gli incontri saranno favoriti. Se c'è qualcosa da discutere, è meglio farlo nella giornata di sabato 21 agosto. Il lavoro che avete svolto fino ad ora in questa giornata potrebbe essere per un motivo o per l'altro, in discussione da alcune persone che non sono di accordo con le vostre idee e con i vostri modi di fare. Non parlate a nessuno dei vostri intenti prima di esserne certi. Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona, forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio. Questa sarebbe davvero un'ottima giornata per parlare con i vostri amici e spiegare loro che la vostra situazione sentimentale si sta rivelando più complicata del previsto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 6. Capricorno. Cari Capricorno, Venere in queste ore torna in aspetto un po' critico e quindi potreste diventare estremamente rigidi nei giudizi. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete. Capitolo lavoro. Adesso è importante cercare di risolvere alcuni contenziosi aperti in passato. Venere torna in aspetto un po' critico e quindi potreste diventare estremamente rigidi nei giudizi. Le coppie in crisi sono più a rischio. Grande attenzione nelle relazioni con Cancro e Ariete. Siete ricchi e non ve ne accorgete. Avete un istinto sicuro, usatelo e vi porterà dove volete senza errori. Belle novità in amore per le nate alla fine del segno. Oggi il vostro partner vi potrebbe sorprendere con un regalo inaspettato. Cercate di evitare di pensare che debba farsi perdonare qualcosa, forse è solo un modo nuovo per dirvi che vi ama. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, è un periodo di grande recupero. Con il passare dei giorni il vostro umore migliorerà e vi sentirete sempre più disponibili all'amore. Capitolo lavoro, siete decisamente più forti e questa settimana conferma il vostro desiderio di cambiare. Un periodo di grande recupero. Con il passare dei giorni il vostro umore migliorerà e vi sentirete sempre più disponibili all'amore. Per quanto riguarda il lavoro, siete decisamente più forti. Avete bisogno di maggiore equilibrio nelle relazioni, soprattutto in quelle sentimentali, ed in questa giornata ve ne accorgerete, quando il vostro partner o la persona che vi piace vi rimprovererà di essere troppo incostanti. Momenti di nervosismo o in amore per le nati nella terza decade. Sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi di queste questioni sembrerà di non poterne uscirne fuori. Prima di prendere una decisione finanziaria, accertatevi di essere stati adeguatamente informati, e se possibile fatevi consigliare da un vero amico. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 5. Benessere, 6. Pesci. Cari Pesci, Venere non è più in opposizione, siete più lucidi nel capire se avete commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo un momento difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose. Per quanto riguarda il lavoro, dovete studiare i progetti in vista dell'autunno e dell'inverno. Venere non è più in opposizione, siete più lucidi nel capire se avete commesso degli errori. Per alcune coppie questo momento rappresenta una giusta riflessione dopo un momento difficile, ma entro la fine del mese gli astri promettono che cambieranno molte cose. In questa giornata il cielo non è molto dalla vostra parte, ma avrete comunque a supportarvi una grande capacità di concentrazione, il che può rivelarsi utile soprattutto nel campo lavorativo. Non cercate di mischiare affari e vita privata nella giornata di oggi. Soprattutto, non cercate di amalgamare forzatamente la vostra compagnia lavorativa con quella al di fuori. Tenete sotto controllo le vostre reazioni in campo sentimentale, che potrebbero manifestarsi quando meno ve lo aspettate. Ci sono molte cose che potete fare,
tra cui abbassarvi a chiedere scusa ed essere più sinceri verso i vostri sentimenti. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.